Ti sei meritato il riposo, fratello. Requiescati in pace. Fratelli, sorelle, l'intera città si solleva contro di noi, mentre l'omicida di Yusuf aspetta e vigila dall'arsenale, gridando: combattete con me e mostratevi che cosa significa provocare gli assassini! Quanta furia! Lei dov'è? Se pensi di essere in grado di negoziare, uccidimi e falla finita. Mi duole arrivare a tanto. Due uomini che dovrebbero essere amici che litigano per le chiavi di una biblioteca. Lottiamo entrambi per lo stesso scopo, Ezio. Solo i nostri metodi divergono. Ma non te ne rendi conto? Pace, stabilità, un mondo in cui si possa vivere senza la paura. Il popolo desidera la verità, certo, ma anche quando la possiede si rifiuta di vedere. Come contrastiamo questo tipo di ignoranza? La libertà può risultare confusa, ma è impagabile, Ahmed. Certo. E quando tutto crolla e la luce della civiltà si affievolisce, Ezio Auditore può ergersi al di sopra delle tenebre e dire con orgoglio: io sono rimasto fedele al mio credo. Io aprirò quella biblioteca e troverò il grande tempio. E con il potere che vi è nascosto, annienterò le superstizioni che hanno diviso gli uomini. Non in questa vita, Ahmed. Porta i sigilli alla Torre di Galata quando sei pronto. Fallo, e Sofia verrà risparmiata. Presto l'armata di mio fratello sarà qui, Ezio. A quel punto, nulla sarà più come prima. Da quanto tempo siete qui? Quanto basta. Ho fatto seguire Ahmed da quando è tornato. Ma non mi sarei mai aspettato di udire tutto questo. E che cosa ne pensate? È un uomo sincero. Ma questa sua fantasia templare è pericolosa. Gli fa disprezzare la realtà. Il mondo è un arazzo con molti colori e motivi. Un sovrano saggio dovrebbe apprezzarlo, non tentare di disfarlo. Egli teme il disordine che deriva dalle differenze. Per questo facciamo leggi a cui attenersi. Un codice che si applichi a tutti in egual misura. Principe, state indietro! Fermo, soldato! Quest'uomo non è nostro nemico. Che onore sarebbe stato avere un figlio come voi. Non siete ancora morto, amico mio. Ezio, risparmiate mio zio, se potete. Vostro padre lo farebbe? No.